Una importante giornata di confronto, organizzazione e mobilitazione, quella di domani sabato 14 giugno a Pisticci Scalo, luogo simbolo in cui si incrociano tre emergenze drammatiche per l'area ionica con cui deve fare i conti l'intera comunità e soprattutto chi ha responsabilità politiche di governo. La condizione devastata delle aree dei fiumi, quella gravissima dell'inquinamento e dei rischi ambientali e la crisi economica e di lavoro. Sentiamo Luigi Di Lauro. Emergenze richiamate oggi a Matera da Gianni Fabris, portavoce del movimento Difendiamo le Terre Ioniche, nel corso di un incontro con i giornalisti. Quella di domani al lago Momò di Pisticci Scalo è in realtà la prima delle giornate di mobilitazione che nelle prossime settimane attraverserà con la carovana per la terra i comuni ionici del Metapontino per concludersi a Matera il 7 luglio e passare poi in Puglia. Fra gli obiettivi principali, costringere la politica e il governo regionale e nazionale a dire parole di chiarezza e definitive sulla vertenza alluvione. Nelle scorse settimane il Comitato Terre Ioniche ha presentato un documento di proposte sia sui risarcimenti che sulla messa in sicurezza e prevenzione, su cui, ha detto Fabris, non siamo più disposti ad aspettare. In questo quadro si inserisce la prima delle giornate di mobilitazione, quella di domani appunto sul ribattezzato Lago Momò, in omaggio alle molte promesse e ai pochi fatti fin qui mantenuti. Giornata che prevede l'allestimento e l'inaugurazione del Lido Momò con tanto di richiesta di concessione dell'arenile alla Regione Basilicata. Una conferenza stampa con l'intervento di alcuni degli ospiti che partecipano all'incontro, fra le organizzazioni e i comitati di Puglia, Campania e Basilicata che operano nelle aree a rischio ambientale. Tra questi i rappresentanti del coordinamento dei comitati della Terra dei Fuochi, il SIAB di Caserta, il CNA di Caserta, PaceLink di Taranto, i rappresentanti dell'ILVA di Taranto, il Tavolo Verde Puglia, Altra Agricoltura e diverse associazioni lucane impegnate nella difesa del territorio, dei diritti e delle comunità. La testata giornalistica regionale della RAI seguirà la giornata di mobilitazione di domani con collegamenti in diretta nei telegiornali delle 14 e delle 19.35.